Signori, Blaskowitz è tornato a fare i culi a questi porci nazisti. Guardate che figura, guardate che possenza, guardate che vigore umano, che sprigione energia e proiettili a destra manca. Ebbene, abbiamo questo All Blood, una espansione standalone comunque, un prequel di una quindicina d'anni rispetto agli eventi di New Order. E io ero moltissimo, molto, molto contento di questo titolo, anche a prezzo budget, diciamo una ventina di euro, 40 euro con New Order in bundle. Nella seconda parte addirittura ci sono i nazi zombie, robe. 8 capitoli, è vero, ma sono comunque 20 euro. Ovviamente adesso come... Non lo faccio troppo difficile... ma perché uso sto cazzo di controller? Che fa schifo, no. Per carità, sparare... Allora, dettagli, vediamo un pochino, anche se questo motore storicamente ha un pochino di problemi, ritardo di texture, caratteristica base. Dettagli ultra, un po' di robe, vedi, ci sono anche le compressioni, vedete se volete attivarlo per renderlo un po' più fluido, ma meno bello da vedere. Ci sono un po' di opzioni sparse qua e là. Andiamo a fare un po' di culi. Blaskowitz è tornato a combattere, a fronteggiare questi, diciamo, esperimenti esoterici dei nazisti. Ma il misticismo però non è comparabile a quello del classico Return to Castle Wolfenstein. Quello è stato veramente mitico e rimarrà sempre per sempre. Un attimino perché c'ho la copertura del monitor. Eccoli qua, i maiali, i zozzi, i invercondi. Chi è che spara? Ma ogni tanto mi tirano nelle zaffate, arrivano nelle zaffate, non si capisce da dove cazzo arrivano. Ragazzi, c'è questo che mi sta cecchinando, ma stiamo scherzando? Allora, ovviamente fra tutti gli sparatutto disponibili in commercio, ovviamente io sono inebriato di questo Wolfenstein, perché è uno sparatutto all style. Vedete, esistono ancora dei giochi in cui devi raccogliere medikit e armature per terra, in cui non acquisisci munizioni automaticamente quando passi sopra le armi. Straordinario, fantastico, fantastico. Vedi, prendi gli elmetti, prendi questa roba qua, stacchi le torrette, le rimetti, grandioso. Dove siete, ragazzi? Io non ho ancora capito però se è in grado di nuotare. Ovviamente sì, eh. Non vuoi essere una femminuccia così a stima. E nuotiamo all'interno, giustamente. Abbiamo... Sei più rapido nuotando sott'acqua, devo dire la verità, eh. Ok. Ragazzi! Dove siete? Qua siamo tutto al massimo. Che bello, che bello. Allora, qua a colpi di sprangate buttiamo giù. Ok. Olè. Fanno i furbi, eh. Ma aspetta. Ah, no, non voglio saltare di nuovo di sotto. Bene, questi castelli, queste locazioni così intrise di storicità e di cattiveria. Allora, siccome siamo qua, ah, è vero, è vero. Il tubo si può anche smontare, così possiamo sali. E qua ci sono i cattivoni. Ragazzi, sono venuto ad analizzarvi. Questo... Oh, questi qua sono resistenti, eh. Questi sono già di quelli forti. Ricarica. Oh, come mi piace sfondare di... Oh, ecco, minchia ragazzi, quanto mi piace. Sì, lo so, ricarico troppo o mi dimentico di ricaricare. Lo sapete che... Oh, Shock Hammer! Dov'è?
Dov'è? Questo? Ah no, questo è il super cannone. Questo qua è micidiale. È assolutamente un portento come arma, eh. Guardate, a parte quello. Ah, attenzione, doppio. Allora siete fottuti, ragazzi. Siete fottuti. Con questo doppio. Allora, facciamo questo giretto. Ci sono anche ovviamente i cagnacci, altre creature, altri esperimenti. Abbiamo aperto anche la seconda. Andiamo, Anduma. Scenduma. Podiamo. Chi sono questi individui? Oh, classici, ripieni di gioiellatura. Qualche individuo venerato dai nazi, eventualmente. Perfetto. Eccoli, guardali. Ci diamo qualche due botte così. Ah, attenzione alle granate. Copriti. Un po' lentini da ricaricare, ovviamente, eh. Potenti. Beccati sta zaffata. Copriti. C'ho le granate da qualche parte, vero, eh? Allora, ci sono questi rallentamenti perché ovviamente devo utilizzare il software della Madonna per riuscire a registrare l'audio. Perché attualmente non sono riuscito a trovare ancora una soluzione vantaggiosa. E quindi c'è carico a destra e a manca, nonostante tutto l'ambaradan, ovviamente. Ma comunque risulta pesante lo stesso. Prendi le munizioni, mi raccomando. Prendi tutte le munizioni possibili. Oi oi oi, qua la vedo male. Portone gigante uguale mostrazzo gigante all'interno. Seems legit, no? Ok. Vediamo un pochino se ce la si fa. Qua sono tutti furbi, eh. Facciamo il pieno. Oh mio Dio! Lo sapevo! Arrivava il super boss. Cerco di mirare al... Corri. Attenzione, si apre uno squarcio. Riparati, ricarica. Ok. Cristo, che questo mi spara 1500 colpi al minuto. Vai, sfondalo. Yeah! Più splatter che mai! Se mi esplodevi in faccia, se mi avvertivi magari. Un po' di armatura. Ovviamente adesso arrivano gli scagnozzi, eh! Mai sia che... Ragazzi! Siete venuti a farvi trivellare una stisa? Prendi munizioni. Ok. Vediamo un pochino. Chi è che si... Ah, si scaldava nel fuocherello lì. Allora, vediamo un po'. Prendi. Qua non si corre ovviamente questo coso. Adesso arrivo, mi prendo. Faccio il pieno di sta roba. Sono già ultra stra mega pieno. Attiva. Ovviamente va a innescare un'ottima. Via, saliamo di sopra. No, di qua. Ragazzi, eccovi qui. Vi attendevo. Getta sta roba. No, buttala, che scarico. A volte prendo della roba. Dov'è il melì? Guardali.
No, ancora! No! Perché cerco di andare e premere per prendere munizioni a stima. E quindi prendo tutto quello che c'è. Mazzo so schifoso. Vai, vai, giù botte la Orbi. Allora, il melee com'era? Ah no, questi sono i coltelli da lancio. Giusto, come non dimenticare i coltelli da lancio. Cristo. Doppio, dov'è? Avanti. Mi guarda e non mi spara. Allora, se si riesce a capire da dove arriva questo allarme, forse... Sì! Esplosione, sangue! Esatto! Po' di splatteraggio, spiaccichiamoli sulle superfici. Che non è mai male, non è mai male. Lo stacco. Giusto per farmi un giro in autonomia. Vorrei sapere chi è lo stronzo che mi sta attualmente sparando, così lo vado ad analizzare. Ciao! E là. Allora. Quindi. Ci apriamo una via qua. Ok. E qua si sale. Su. E vai. E qua che cosa stavamo facendo? Guarda che fornelli, ma guarda come sono attrezzati. Le candeline, tutte belle disposte. I piettini ancora da lavare eventualmente, ma ormai non vi servirà più nutrirvi, ragazzi. Non vi servirà. Il vinello ovviamente a fiumi, perché qua il vinello viene dispensato non all'occorrenza, ma come attività usuale proprio. Ah, ok. Allora sali sopra. Non è che fai sbelleggi così tanto. Anduma. I cattivoni li sento. E la Madonna! Guarda. Il cagnaccio schifoso! Il cagnaccio schifoso! Ragazzi? Avete altri cagnacci schifosi? Mi ricorda qualcosa? L'ufficiale è tutto solitario in camera sua, sì, bene, Sei stato difeso in maniera egregia. Guarda, accanto alle ossa del tuo cagnaccio e al pupazzetto per il cagnaccio, che stile. Guarda lì. E questo è il cesso personale, con tutte le mosche che stanno ronzando, chissà che tipo di lordura intrinseca, non mi avvicino troppo. Ragazzi, l'altro ufficiale che stava... Ma guarda, basta pochino e praticamente basta qualche colpo che viene scarnificato. Lo splatteraggio proprio a livelli epocali. Non perdo tempo con la lettura in questo momento, tanto dura poco, lo rigiocherò volentieri. Andiamo. No, non andiamo. Vediamo sempre la mappa, eh. C'è qualcosa da vedere qua? C'è qualche passaggio segreto? Sì. Sì. Molto segreto, tra l'altro. Complimenti. Questo? Ah! Lo scope! Ma allora ditelo che siamo seri. Siamo seri!
Allora sì. Allora si incomincia a ragionare. Vediamo un po'. Mica che zappate! Tira delle bombe da panico! Però da questa distanza direi che... cauti, eh? Ah, cazzo! Allora, non la uso adesso perché non conviene. Questo è uno spazio molto ampio, quindi... sti maiali si posizionano, sì. Calmo, 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 calmo. Sento i passi. Mi rifugio. Cerco magari di trovare una soluzione elevata. Vediamo. Un po' di energia, ottimo. Qua ci si butta di sotto, eh. Ah, un segreto. Ah, si dorme? Non mi dire. Eccolo, lo sapevo. Figata, figata. E vai così. Aspetta, come si apre? Cazzo, proprio adesso, le cuffie. Pin, pin. Maiali. Ecco, vediamo se c'è qualche passaggino segreto. Dietro queste robe le mettono sempre. Guarda come cadono per bene. Dobbiamo venire fuori dal sogno. Ecco. Vediamo se qua c'è l'uscita. Più che l'uscita mi sembra un livello 2. Vediamo da tutti gli angoli.